secondo appuntamento con il NOT 10.1. Questa sera siamo riusciti a recuperare una S Pen per scrivere. Allora andiamo a scoprire ancora il NOT 10.1 come si comporta con la S Pen. Apriamo una nota già fatta, vediamo se ci consente di editarla. Come potete vedere, qua possiamo scrivere. Lui purtroppo il NOT 10.1 non è come il 10.2, il NOT 2, scusate, praticamente non abbiamo la stessa sensibilità della penna. Abbiamo precisione sì, però alla pressione risponde, ma non nel medesimo modo. Troviamo leggermente migliore il NOT 2 che abbiamo qua di fianco. Comunque un ottimo risultato. Abbiamo possibilità di cancellare il nostro testo molto velocemente, risponde bene. Cancelliamo ancora un po', andiamo a vedere cos'altro possiamo fare. Apriamo di nuovo il multischermo, email. Tagliamo. Schermo è molto comodo perché possiamo gestire le due finestre in maniera distinta, però possiamo copiare e incollare contenuti da entrambe in maniera assolutamente comoda. Scusate per la musica, purtroppo è insistente. Vi faccio vedere dove la penna va posizionata, qua sotto. C'è un piccolo vano, a dire la verità piuttosto scomodo togliere la penna, abbiamo fatto fatica, non c'è un buono scalino per toglierla, ma per il resto entra benissimo nella scocca. Un saluto da Alessandro per Next Flow.